ci sarà da fare una grande partita come in tutte queste prime 6 di campionato e 2 di coppa, perché altrimenti si soccombe. Non ho trovato una squadra semplice, ho trovato tutte gare che nel complesso ti portano a delle difficoltà, però la squadra è sempre stata capace di rispondere presente ed è sempre stata capace di uscire perlomeno a testa alta. Ma difendere forte negli ultimi 30 metri sarà fondamentale, seguire inserimenti delle mezzali, affrontare bene gli uno contro uno, soprattutto di Strambelli, seguire quando Strambelli va dentro al campo, che può incidere con la propria genialità e tiro in porta e qualità nel dribbling e nella rifinitura. E poi chiaramente c'è una squadra forte, di fronte hanno un buon punto, un ottimo parco attaccanti. Sono una squadra esperta, hanno anche personalità, hanno carattere, è una squadra che insomma bisogna veramente affrontare con il giusto piglio e con la giusta intensità e soprattutto con la giusta attenzione, perché altrimenti rischiano di farti male. Ma sicuramente noi abbiamo vissuto una settimana strana, strana perché veniamo dalla vittoria ad Agropoli, veniamo da un pareggio con un non passaggio del turno ai rigori contro il Casarano, però da allenatore ho sempre detto che io mi tengo le prestazioni, giusto? Chiaramente ci è dispiaciuto uscire dalla Coppa a tutti, la società per prima e a noi tutti, staff e giocatori, però cerco di prendere il positivo oltre alla prestazione, penso che abbia dato anche mercoledì nella sconfitta, o meglio nel non passaggio del turno, un segnale forte che riusciamo a giocare con tutti e giocarla con tutti. Testimonianza del fatto che la società ci è stata molto molto vicina, il presidente ha usato parole di carica e tutto sommato anche un po' al miele nei confronti di un'indubbia volontà di passare quel turno, ci è sfuggito agli ultimi secondi, però questo ci ha permesso, grazie a loro, grazie all'intelligenza dei miei ragazzi, di lavorare intensamente in questi giovedì, venerdì e sabato e speriamo e crediamo di essere pronti. Poi il campo sarà giudice supremo di questa sfida. Il nostro obiettivo in questo primo scampolo di campionato è provare a giocarsela con tutti, o perlomeno ecco, dimostrare che attraverso un gioco di squadra, attraverso lo stare bene assieme, attraverso le idee, si possono abbattere alcuni paletti e alcuni muri. Perciò domani sarà dovremo dare un'altra risposta se vogliamo stare dentro questo standard. Di solito il girone d'andata, per le squadre magari che non partono con i favori del pronostico, dicono dove si può arrivare. Noi perciò non guardiamo proprio la classifica, se me la credete, veramente non so che siamo lì, però non so se siamo terzi, quarti o quinti, questo non lo so, ma mi piace comunque cimentarmi di giorno in giorno per capire dove possiamo appunto arrivare. E l'Andrea sarà un banco di prova per me, per i nostri giocatori. Ma come ho detto, noi vogliamo misurarsi, poi misurarci. È chiaro che per me non cambierà, o meglio, chiaramente dal punto di vista dell'umore cambierà se vinciamo, pareggiamo o perdiamo. Però non è che se perdiamo contro l'Andria, poi dipende sempre come si perde, dobbiamo dire boh, non possiamo fare i playoff, non possiamo fare l'alta classifica o contro le favorite non possiamo giocare a calcio, no. Servirà da stimolo eventualmente per crescere, come anche una vittoria porta comunque a delle cose positive, alcune meno positive, alcune totalmente negative. Anche i pareggi ci hanno detto tanto a livello di numeri, poi a noi piace guardare le statistiche, ci sono delle statistiche interessanti, alcune altre meno. E lavoriamo per tenere alte certe statistiche e lavoriamo per incrementare quelli che sono i nostri punti deboli. Penso che sia questo il percorso di crescita. Il percorso di crescita ti porta, avendo una rosa con 4-5 vecchi importanti, ma il resto di tutti i giovani, bisogna fare step by step e non pensare di essere catapultati all'alta classifica perché si sono fatte 3 vittorie o 3 pareggi. Questo secondo me non corrisponde a verità.
Noi vogliamo continuare a fare, a combattere perché l'andare a pressare tutti insieme, il difendere tutti insieme, il saper comunque contrastare gli attacchi avversari tutti insieme ti porta a fare una grande fase di non possesso. Perciò vorrei vedere una squadra che ha quella voglia davanti fino al portiere di non prendere gol. Chiaramente c'è un attacco forte fatto di attaccanti forti, fatti anche di under forti, perché per dire Sassanelli, anche se under, i suoi gol li ha fatti, perciò ci metteranno, proveranno a metterci le corde. Noi, ho detto ai miei terzini, ho detto che per dire Nicola Strambelli, che in categoria è un giocatore top, assoluto, sarà un modo come un altro per farli crescere, sarà una domenica diversa dalle altre, saranno messe a dura prova, però anche di fronte a degli errori sarà un metodo per crescere. Se poi riusciremo a fare meno errori, probabilmente sarà un metodo di crescita e anche una risposta importante nei confronti del gruppo e della squadra.